Ma sarà possibile fare uno stipendio con Pokémon? Se vendi carte Pokémon, sicuramente qualcuno ti avrà detto di lasciar perdere, perché lì non si fanno soldi. E che i soldi si fanno soltanto lavorando 8 ore al giorno. E ti avranno anche detto che 8 ore sono le uniche che ti permettono di avere una stabilità economica. In realtà è tutto vero, però per me 8 ore sono veramente troppe. Allora, voglio iniziare una sfida con me stesso. Ho fatto una piccola ricerca su Google. In realtà ho solo cercato stipendio medio mensile di un part-time. E dicono che i lavoratori part-time che lavorano 20 ore settimanali, quindi tipo 4 ore al giorno, guadagnano sui 650 euro al mese. Quindi l'obiettivo di questa serie di video è far vedere come ho superato quella cifra, supponendo di lavorare le stesse ore di un lavoratore part time, anche se sono sicuro di averne lavorate molte meno, perché ormai per scovare le carte ci metto davvero poco, dato che ho affinato la mia vista, diciamo. E per quanto riguarda il discorso rivendita, basta metterle su Car Market ai minimi e le carte inglesi in Europa veramente volano. Ovviamente mi rimane sempre qualcosina, ma sono comunque carte di lotti in guadagno, e mese per mese quelle diventano essenziali per aumentare le mie entrate, in quanto sono sostanzialmente gratis, però alcune vanno anche in collezione. Ma prima, piccolo piantino, perché l'estate sta finendo e non sono più qua. Prendiamo come esempio questo bel pacco. Non quel pacco, ma questo pacco, che contiene 2800 euro di carte Pokémon, divisi per lotti comprati da eBay America. Quindi preparatevi, perché andremo a vedere i lotti in questione, perché compro determinati lotti, perché compro dall'America e quanto spendo tra dogana e spedizione. Quindi è ora di sfregarsi le mani per i futuri soldi e di bere un po' d'acqua. Iniziamo questa storia con un me di inizio luglio che non stava ben capendo la situazione. Infatti facciamo un passo indietro per capire meglio. Innanzitutto chiedo al venditore quale fosse il prezzo di riserva e lui mi risponde: risponde 1200. Che falso! Allora decido di puntare da cellulare 1150 dollari e fregarmene del messaggio del venditore. Per chi non lo sapesse, le aste con riserva non vengono poi vendute se non si arriva appunto al prezzo di riserva. Solo che succede una cosa strana, e quando decido di andare da PC per registrare la vincita del lotto e poi farci un video eventualmente, vado un po' nel panico perché risultava scaduta da PC. Altra cosa molto strana era che il timer stava salendo e non scendendo. Allora decido nuovamente di andare da cellulare e lì mancavano 9 minuti. Vabbè, ormai era andato. Non sapevo più cosa fare. Dovevo solo sperare di vincere questa asta in qualche modo. Ma fortunatamente mi sono ritrovato a festeggiare con un balletto abbastanza brutto. Se il balletto di quando vinci un'asta da 1000 dollari. Quanto è bella questa schermata. Ma ovviamente con due feedback sorgono dei dubbi. Diciamo che due feedback effettivamente non sono tantissimi, però vediamo, adesso poi vediamo se mi manda tutto. Ma per fortuna è arrivato tutto, e queste sono alcune delle carte più costose del lotto, anche secondo me le più belle. Tra l'altro, piccolo spoiler, quel Pikachu sta a 120 euro ed è stato venduto praticamente subito. Ok, ora andiamo a rispondere ad una delle domande di inizio video, ovvero: perché compro determinati lotti? Beh, lo faccio perché è il mio lavoro, e quindi vado a scegliere i lotti che mi fanno guadagnare abbastanza soldi, che, togliendo spedizione e dogana, mi fanno guadagnare una cifra abbastanza buona. Passiamo al discorso dogana, ovvero quello più brutto. Beh, si parla veramente di tanti soldi, di una percentuale molto alta, eppure va pagata. Si parla di un 22% più la spedizione. In questo caso specifico ho speso 150 euro, qualcosina in meno in realtà, però metto 150 di spedizione, e qualcosa come 700 euro di dogana. Poi farò bene i calcoli durante il video. Il secondo lottino si chiama Enorme collezione di carte Pokémon e lotto di prodotti sigillati. Questa è la traduzione automatica di eBay. La prima pagina è questa. Qua c'è stato un po' di scarabocchio, infatti non c'era sta roba, però mi sono ritrovato una gradata in più che forse era una di queste. Magari il tipo si è sbagliato. Qua abbiamo un bel Charizard, insomma, robetta ce n'è. Poi andando avanti, una Ultra Premium con le carte metalliche, insomma ce n'è di robetta. Un sacco di sigillato, questo non so sinceramente come me ne sbarazzerò. Poi vabbè, altre pagine di carte, un altro album, ormai non so più che farmene di album, 151 che si vende da Dio, tutta altra robetta. Qua controllato ce n'erano 3 di Pidgey, perfetto. Altro album ovviamente, altra roba, pieno di carte sto lotto, non ha senso. La gradata che ho menzionato prima, se qualcuno conosce ECG per favore me lo dica, non ho idea. Uno, del perché uno debba gradare una carta messa così male, guarda qua quanti graffi. Due, perché devi gradare Coco di Gran Festa, non ha senso, è proprio strano. Poi sto 10.903 mi sa molto di sospetto. Ora invece un lottino che ho preso da un venditore che sembrava poco affidabile, ma in realtà mi è arrivato tutto. Allora, questo è stato un po' un azzardo,
perché ho voluto comprare da questo qua con 80% di feedback positivi. Gli ho scritto e gli ho detto: guarda, ma sei sicuro che me lo mandi? Perché bisogna fare così con le persone con pochi feedback. Lui mi ha detto: vai tranquillo, perché sto tipo qua aveva capito male e mi aveva comprato dei Pokémon, gli ho mandato dei Digimon, robe così, è stato cattivo, non ha voluto capire, insomma un po' di scusa, mi ha detto però fa, vai tranquillo che ti mando tutto. Comunque per 222 euro, che poi sono sbagliati sti prezzi qua, perché poi vi metto il reale prezzo, non so da dove arrivi sto qua, perché io l'ho pagato 239. E tutta sta robetta qua sembra essere costosetta, cioè sta robetta qua tipo Guard War, che potrebbe essere carino, non lo so. Poi stessa foto uguale, però con un po' meno di zoom. No, uguale proprio. Grandissimo, top. Poca robetta, un Scyther prima edizione di Jungle. Questo mi piace. Che bella questa. Dai, carina questa. Poi abbiamo una parte in top loader. Quindi secondo me è più importante. Perché hai messo questi in top loader? Non lo so. Duraludon VMAX. Le VMAX evitiamo. Questa qua, che è una... Ah, una fuoriserie? Di cosa? C'è questo simbolino qua? Non me lo ricordo. Altro lotto, altro video. Allora, questo si chiama Lotto Collezione Pokémon, totale 180 carte. In realtà non le ho contate, speriamo siano 180, erano in un altro album. Qui si può vedere già che c'è della robetta molto interessante per 300 euro, che in realtà sono molti di più, sono 320. Qui vi farò vedere anche qua il prezzo giusto. Peccato che ci sia della roba cinese. Ah, pure questa è incartata, ma pensa te. Questa è quella del calendario dell'avvento. Sta pure incartata, oh, tutto incartato. Oh, bella questa. Sfaso incredibile. Però non fa attacchi praticamente. Non fa danni. Oh, sui Kumbi, molto bella. Già vista mille volte. Luminion. Guarda qua. Luminion a centri concentrici. Ho detto una parola nuova oggi. Bella questa, sempre vista Universe. Questa sei contento se la trovi in un pacchetto. Ah, do. E qua? Se no, non me la ricordavo. Guarda lì che c'è l'effetto sole. Poi in realtà chissà dove sono. Sembrano sottoterra, tipo. Darkrai Vistaro. Qua ci sono solo delle bombe. Tra l'altro qua una Secret Altar Air di Fezzandipiti, che non è mica male. E ora gli ultimi lotti su lotti. I prezzi però sono scritti su un foglietto, perché va così. Qui vedremo lotti su lotti. Su lotti. Poi c'è questa bustina qua che non so esattamente da dove arriva. Forse da un altro dei lotti. Quindi ce l'apriamo adesso al volo. Secondo me è un repack della Madonna. Perché qua aveva la cosetta qua che non si capisce che cos'è. Vabbè, vediamo al volissimo cosa c'è. Spero ci sia qualcosa. Sarebbe troppo bello. Sarebbe incredibile. Non ci voglio credere. C'è davvero qualcosa. Che culo. Assurdo. Andiamo a vedere anche le altre carte per correttezza. Rockruff, Whismur che piange, Trubbish, Weedle. Il trick ovviamente non lo sapevo. E il codice per chi. Allora, questi lotti qua sono gli ultimi lotti di questo progetto assurdo. Chiamiamolo progetto. Della mia spesa folle di 2800 euro. Facciamo 3000 dai. Di lotti per vedere se si riesce a fare uno stipendio con Pokémon con solo 3000 euro. Mi è andata molto bene. Abbiamo Zapdos, Charizard X. Fosse italiano sarei ricco. Poi, secondo lotto, questo l'ho preso solo per Magikarp. Praticamente sto facendo il Master Set 151 con le Reverse con le Reverse Master Ball. E quindi c'è questo che è il congegno di non so cosa. Dietro dovrebbe esserci Master Ball Ditto. Qua c'è Master Ball Magikarp, che costa un botto. Mi sa solo questo sui 50 euro. Poi, altro lotto di gradate, pagato 54,5. Ovviamente, poi dogane e robe ve lo dico dopo. Qua abbiamo il Charizard X, 50 euro, 5 gradate, tra cui solo una che vale come tutte. Penso sia un buonissimo affare. Poi non mi ricordo questo se ho usato eBay Extra o no, però mi sembra veramente poco, 54 euro. Poi, lotto EJ, questo era un lotto di solo Celebration, mi sembra. C'è l'Umbreon Gold Star, che penso valga quasi sui 25. L'ultimo lotto, che è quello più incredibile, 330 euro. Tra l'altro ho visto che in bustate queste stanno 50 euro l'una, quindi mi sa che ho fatto veramente un grande affare. Spero di venderle a 50 euro l'una. Poi c'è il Delivery Charizard per 13. Sono tutte imbustate con il loro codicino. Penso abbiano un codice. Questo penso sia veramente un grande affare che ho fatto. Bene, per completezza adesso completiamo le spese. Spedizione di 120 euro e dogana di 670. Non resta che vedere se riuscirò a fare questo benedetto stipendio.